Era una bella mattinata, col sole che ardeva, libero e giocondo, battendo sui grattacieli puliti, freschi, attraverso chilometri di azzurro e facendo piovere oro da tutte le parti, sulle gobbe riverniciate del Monte di Splendore o di Casadio, sulle facciate dei palazzoni, sui cortili interni, sui marciapiedi. E in mezzo a tutto quell'oro e quella freschezza, la gente vestita a festa formicolava al centro di Donna Olimpia, alle porte dei caseggiati, intorno al chiosco del giornalaio. Per questo, quella prima domenica di giugno, il ricetto era tutto granoso e scherzoso. Marcello invece abitava ai grattacieli, un po' più avanti, grandi come catene di montagne, con migliaia di finestre in fila. In cerchi, in diagonali, sulle strade, sui cortili, sulle scalette a nord, a sud, in pieno sole, in ombra, chiuse o spalancate, vuote o sventolanti di bucati, silenziose o piene della caciara delle donne e delle lagne dei ragazzini. Tutto intorno si stendevano ancora prati abbandonati, pieni di gobbe e monticelli, zeppi di creature che giocavano coi zinalini. Sporche di moccio o mezzi nudi. Finalmente Ricetto aveva trovato una professione. Non come Marcello, che mo' si era messo a fare il barista, o come Agnolo, che lavorava da pittore col fratello, ma qualcosa di molto meglio, qualcosa che lo faceva salire di rango fino a considerarsi ormai alla pari, per esempio, con Rocco e con Alvaro, che dai furti dei chiusini erano passati a mano a dei lavori molto più impegnativi e di responsabilità, con tutto che in conclusione non ci avevano mai una lira in saccoccia e avevano due facce da pidocchiosi peggio di prima. Con certe brache di tela gonfie sul cavallo e strette alla caviglia, che dentro le loro gambacce si muovevano come fiori nel vasetto, incrociate come quello dei militari nelle fotografie, con quelle facce lì sopra che parevano due pezzi del museo criminale conservati sott'olio. Il Ricetto s'accostò a loro, lasciando perdere i pischelli dell'età sua, che davano calci un po' più sotto, la palla rubata, un ragazzino che piangeva. Vedendolo, Alvaro voltò verso di lui la faccia, con gli ossi acciaccati a martellate che quando sorrideva andavano ognuno per conto suo, e gli fece distratto: «La vita te sorride, sì? Come no?» fece non meno paraculo il Ricetto. Era così sicuro di sé e così allegro che Alvaro lo riguardò con un certo interesse. «Che fate oggi?» fece del resto il Ricetto stesso. «Boh», fece Alvaro, prendendo tempo, con espressione da una parte stanca, dall'altra allusiva e misteriosa. «Che se ne andiamo a Ostia?» fece il Ricetto. «Oggi sto ingranato». Fece, spostando su e giù gli ossacci della sua faccia, Alvaro. «Ci avrai due piotte, ci avrai!»